Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. È sempre giovedì 17 novembre 2011 e sono ora circa le ore 18. Ecco il titolo della nuova trasmissione. La crisi occidentale è sistemica. Beh, io più di un anno fa avevo fatto il video intitolato Occidente Default. Default, Occidente defu. Avevo detto chiaro e tondo che la crisi occidentale era quella che stamattina leggo è definita una crisi sistemica. Vedete, cari amici? Vedete? La crisi è sistemica, anzi, è ormai sistemica. Vedete, cari? Barroso vuole poteri di intervento per la Commissione, conti pubblici verso la tutela UE, Unione Europea. La crisi è ormai sistemica. Cosa vuol dire sistemica? Sistemica è aggettivo di sistema. La crisi è una crisi di sistema e vuol dire tante cose. Sistemica ha un significato sia relativamente al fatto che ormai è una crisi strutturale, ma anche relativamente al tempo, sistemica. Non si sa mica quando finirà questa crisi sistemica. I tempi saranno tanto lunghi, molto tormentati, anzi direi tormentatissimi. Ma vi ho spiegato già nel video intitolato Occidente defu, o in un altro video intitolato La Cina è vicina. Sono video lontani, cari amici. Non ho avuto bisogno che fosse Barroso a scrivere, a dichiarare la crisi ormai è sistemica. Questo è il quotidiano La Stampa di giovedì 17 novembre 2011, articolo 17. E l'articolo è del giornalista Marco Zatterin, va bene? La crisi ormai è sistemica. Sistemica vuol dire che il nostro Occidente, intendendosi per Occidente l'Europa centro-occidentale e gli Stati Uniti, il nostro Occidente per la prima volta nella storia patriarcale si è venuto a trovare in una posizione dalla quale non domina più il pianeta. È la prima volta che succede questo, ma non era mai successo nel corso della storia patriarcale che l'Occidente venisse in un certo senso, diciamo, aggredito da un'altra entità territoriale che produce merci a prezzi inferiori e a qualità pressoché pari, se non delle volte a qualità migliore. Questa entità territoriale che si è affacciata di fronte al nostro Occidente è quella entità territoriale che io in tantissimi video ho chiamato il Grande Oriente, il Grande Oriente che contiene il Giappone, anche se il Giappone è uscito di scena, ma il Giappone ha soltanto 100 milioni di abitanti. Il Grande Oriente contiene la Cina, mi pare 1 miliardo, 1 miliardo 200, 1 miliardo e 300 milioni di abitanti, l'India, che ha superato 1 miliardo di abitanti, e Singapore, poi la Corea del Sud. Ok? Questo è il Grande Oriente. Grosso modo il Grande Oriente contiene i paesi BRIC, per cui questo Grande Oriente, con la denominazione di BRIC, va a interessare anche paesi come il Brasile e anche come la Russia. Paesi BRIC sono coloro che hanno tanti fondi sovrani da prestare ad altri stati, da prestare soprattutto dall'Occidente che si trova in stato di default. Non è mai accaduto nella storia dell'Occidente patriarcale. L'Occidente patriarcale ha sempre imposto le sue regole a tutto il pianeta. E ora la realtà si è modificata.
il grande Occidente non è più nelle condizioni di esportare le proprie merci in tutto il pianeta, no? Perché con la globalizzazione e con l'emergere di questo grande Oriente, è ora il grande Oriente che porta le proprie merci nell'Occidente e in tutto il pianeta. Quindi è una crisi, come dice Barroso, la crisi è ormai sistemica, cioè una crisi strutturale, esattamente come l'avevo spiegata nei miei lontani video intitolati, ripeto, Occidente Default, la Cina è vicina, e anche in altri video, tra cui il video in un certo senso conclusivo di quella serie intitolato L'eresia capitalistica. Avevo indicato nel capitalismo una eresia interna al patriarcato, come il patriarcato nel suo insieme, il patriarcato è uno stravolgimento del matriarcato, così il capitalismo stravolge il patriarcato. Quindi l'eresia mia conclusi, la trasmissione mia conclusiva si intitolava L'eresia capitalistica. Quindi andate a vedere la trasmissione, il video intitolato L'eresia capitalistica e capirete meglio qual è la situazione. E vi facevo notare in quei lontani video che la speculazione finanziaria c'è soltanto nel nostro Occidente e non esiste nei paesi del Grande Oriente. Vi facevo notare che gli speculatori finanziari sono come gli avvoltoi. Vi spiegavo che voi sapete bene che gli avvoltoi non vanno ad uccidere direttamente gli animali che vogliono mangiare. Gli avvoltoi aspettano che gli animali stiano per morire o che siano già morti, poi scendono dal cielo e mangiano il cadavere. E così gli speculatori finanziari non vanno in un organismo sociale sano, e vanno dove c'è un organismo sociale malato. Gli speculatori arrivano quando il processo di decadenza si è già verificato. E voi non sentite parlare o ne sentite parlare in maniera molto marginale di speculazioni finanziarie ai danni della Cina, dell'India, della Russia, paese BRIC anche la Russia, del Brasile, paese BRIC anche il Brasile. Non sentite parlare di speculazioni. Le speculazioni avvengono qua. Qua noi abbiamo una forma di economia virtuale, che è la finanza, che è impazzita. Noi in Occidente abbiamo una forma di economia virtuale, che è la finanza, che è impazzita. E il fatto è però che noi potremmo anche non aver nessun timore della virtualità della finanza. E purtroppo la crisi non riguarda soltanto ciò che avviene a livello di borse, la crisi avviene soprattutto ciò che avviene a livello di produttività dei paesi occidentali. I paesi occidentali non sono più nelle condizioni di competere con i paesi produttivi del Grande Oriente, i paesi che oggi sono denominati BRIC, così come tanti paesi dell'Occidente sono denominati PIGS, ma ormai è chiaro che la denominazione di PIGS può essere tranquillamente estesa a tutti i paesi dell'Occidente, perché vedete bene il fenomeno degli indignati, e gli indignati sono anche i poveri, i nuovi poveri, non è che c'è solo in Italia o in Portogallo, in Spagna, in Grecia, ma c'è anche nel cuore dell'impero occidentale, cioè negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non hanno più la capacità propulsiva che avevano nel passato. La capacità produttiva dell'Occidente si è fortemente ridotta. Prima volta che ciò accade a livello
della storia patriarcale occidentale. Non si riprenderà il nostro Occidente, dispiace dire queste cose. Non è più possibile una rinascita. Quando c'è la decadenza, punto e basta. Così ciò è avvenuto a livello di Impero Romano. La prima modalità di decadenza dell'Impero Romano è stata quella economica. La stessa cosa è avvenuta con l'Impero Spagnolo. Benché l'Impero Spagnolo portasse dalle lontane Americhe vascelli strapieni di oro, l'Impero Spagnolo piano piano è decaduto, perché ciò che fa la ricchezza delle nazioni e non è l'oro che ci abbiamo nelle banche. Tanti giovani mi dicono, ma bisognerebbe tornare alla modalità antica di agganciare le monete all'oro. Ma l'oro ha un valore convenzionale, voi non ve lo potete mangiare l'oro. E invece oggi le monete non sono più agganciate all'oro, ma sono agganciate al PIL dei paesi. Se il PIL dei paesi cala, nel senso che i paesi producono di meno, anche le monete perdono di valore. La crisi dell'euro non dipende dal fatto che l'euro non è agganciato all'oro, dipende dal fatto che l'euro è la moneta di una comunità, l'Unione Europea, che è investita dalla produttività del Grande Oriente. Non era mica vero, sapete la storia, che il valore delle monete doveva dipendere dal valore dell'oro. Era una convenzione che ha fatto il suo tempo. Oggi si è scoperto che è meglio agganciare il valore delle monete al valore economico dei singoli stati, che si misura nel PIL, prodotto interno lordo. Il nostro prodotto interno lordo continua a calare, invece il prodotto interno lordo del Grande Oriente e dei paesi comunque del BRIC continua ad aumentare. Oh, certo che la faccenda della crescita economica non è una questione di scarsa rilevanza, perché una volta era solo l'Occidente che produceva per tutto il pianeta, ma l'Occidente è fatto di poche centinaia di migliaia di abitanti, saremmo un miliardo e mezzo. Ma ora che il Grande Oriente si è messo a produrre come noi, e la situazione sul piano ecologico, che già era disastrata ai tempi in cui produceva soltanto il nostro Occidente, adesso diventerà drammatica la situazione del pianeta. Quindi io parlo di crescita, sì, perché questa è la realtà che abbiamo di fronte a noi. Ma certo che la crescita non è mica una soluzione per i problemi dell'umanità. Noi parliamo sempre di crescita perché vogliamo tutelare i posti di lavoro, vogliamo cercare di contrastare l'aggressione del Grande Oriente, dei paesi BRIC. Però la crescita a un certo punto dovrà terminare. Dovrà terminare, non sappiamo quando, ma dovrà pur terminare la crescita, se no si va a finire tutta l'umanità va a finire, come ho descritto nel video, l'eresia capitalistica. Perché se 30-40 anni fa già c'erano problemi ecologici da inquinamento, da petrolio e via di seguito, quando eravamo soltanto noi occidentali, anche gli Stati Uniti, a produrre, immaginiamoci quale sarà la situazione presto, o già lo è, del pianeta, ora che si sono messi a produrre come noi e più di noi anche i paesi del Grande Oriente o comunque i paesi BRIC, cioè il Brasile, immaginiamoci cosa sta avvenendo anche in Brasile. Ecco, cari amici, quindi la crisi occidentale è sistemica, nel senso che l'impero occidentale si sta dibattendo in una situazione preagonica, ma tanti imperi nel corso della storia patriarcale sono nati e poi sono terminati. Parlo del grande impero persiano, il grande impero greco-macedone, l'impero romano, poi gli imperi spagnoli e portoghesi, poi l'impero coloniale francese, poi lo sterminato impero coloniale inglese. Ora si è verificata questa nuova situazione impensabile fino a non molti decenni fa, impensabile che di fronte all'Occidente
si è posto il Grande Oriente, il quale produce come noi a prezzi inferiori e a qualità uguali o anche superiori, perché facciamo gli esempi delle automobili Mazda o Toyota, che non hanno nulla da invidiare alle automobili che produciamo noi, tanto per fare un esempio banale e che tutti possono verificare. Ecco, cari amici, allora, la situazione occidentale, queste cose andrebbero dette perché ci dobbiamo preparare alla decadenza. Tanti altri imperi sono decaduti, tanti altri imperi, non si vede perché anche il nostro impero occidentale non debba decadere. Non c'è nulla di eterno a questo mondo, l'universo infinito è fatto di continue trasformazioni. E anche la storia patriarcale, la storia umana è fatta anch'essa di trasformazioni. Qua si parla anche, per esempio, di situazioni grave per la Francia, anche per la Francia, anche per la Germania, anche per la Germania. Anche queste cose le ho già dette. Ho già detto in quali video potete andare a verificare. I video sono anche Parigi piange e poi un altro video ancora intitolato Anche Berlino piange. E si dice che anche la Germania sia piena di debiti. Anche la Germania sia piena di debiti. È scritto in questo stesso articolo, cari amici. Ma queste cose io le avevo già dette, senza leggere questi articoli di oggi o di ieri o dell'altro ieri o di domani, le avevo già dette nei miei lontani video intitolati Occidente defo, la Cina è vicina. Poi in video più recenti come si è formato il debito occidentale, e anche Parigi piange. Anche Berlino piange, abituiamoci all'idea. Non ci saranno miracoli che ci potranno salvare dalla decadenza. Per l'impero occidentale è arrivato il momento di accettare la fine dell'impero. La fine dell'impero è decretata dal Grande Oriente. Corsi e ricorsi storici, cari amici, lo diceva il filosofo partenopeo Gian Battista Vica. Dico, prepariamoci con una certa serenità stoica. Un certo ciclo è terminato ed ora inizia un altro ciclo. Quindi questi tentativi, anche il nostro attuale governo tecnico presieduto da Mario Monti, ciò che avviene in Grecia, ciò che avviene in Spagna, in Portogallo, in Irlanda, ciò che sta avvenendo e avverrà anche in Francia e in Germania, è caratteristico di ogni impero che sta decadendo. Ma si tratta semplicemente di accettare questa realtà, dobbiamo farcene una ragione. Non si può andare contro il destino. E gli antichi stoici dicevano: Volentes fata ducunt, nolentes tracunt. È inutile opporsi. Purtroppo i nostri stili di vita sono destinati a cambiare, purtroppo. A cambiare, d'altra parte, erano stili di vita tutti basati sul trionfo della quantità. Ce n'era poca di qualità, perché i nostri stili di vita erano ben rappresentati, per esempio, da trasmissioni come Il Grande Fratello e l'Isola dei Famosi, trasmissioni che erano un po' lo specchio della nostra società occidentale, che si basava su una ricchezza di tipo materiale, ricchezza di beni di consumo, ovviamente ai danni del pianeta. E non c'era nessuna forma di qualità in tutto ciò. Quindi accettiamo con rassegnazione, con lucidità, il tramonto dell'Occidente. La crisi occidentale è sistemica. E nessun governo Mario Monti, per quanto possa essere bravo Mario Monti, potrà fare il miracolo, cari amici. Quello che doveva succedere è già successo.
tutte queste speculazioni finanziarie che vengono fatte e compiute sono semplicemente il sintomo che l'Occidente è ammalato, è una creatura ammalata che sta per morire, insomma, ci trasformeremo. E quando una creatura è ammalata, arrivano gli avvoltoi, cioè gli speculatori finanziari. Gli speculatori finanziari non li trovate ancora nel Grande Oriente o comunque nell'insieme dei paesi BRIC. Va bene, cari amici? Corsi e ricorsi storici, cari amici, d'accordo? Quindi inutile opporci al corso degli eventi, cerchiamo di prepararci invece a quello che verrà, perché la crisi ormai è sistemica. Io l'avevo già detto chiaramente in un mio lontano video intitolato Occidente Default. Ok, cari amici, un po' di serenità, va bene? Un po' di serenità e magari acquisteremo in qualità ciò che perdiamo in quantità. La quantità, termino, era ben rappresentata dalle trasmissioni televisive Grande Fratello e l'Isola dei Famosi. Grazie cari amici e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.